Tutelare gli anziani, ridurre al minimo gli spostamenti se non assolutamente necessari. Saranno vacanze di Natale con restrizioni, controlli e un invito costante al buon senso. Si potranno raggiungere i parenti e le persone non autosufficienti solo con questa autocertificazione durante le feste. Seppur consentite, le visite ai nonni sono fortemente sconsigliate. Il Ministero chiarisce i dubbi sulle nuove misure previste dal 21 dicembre. Sempre autorizzato il ritorno a casa, possibile il ricongiungimento per le coppie anche non conviventi. Per chi torna invece dall'estero dal 21 dicembre in poi sarà necessaria o la quarantena di 14 giorni o tampone e isolamento fiduciario. Già da oggi molte regioni cambiano fascia e limitazioni, tranne l'Abruzzo che rimane zona rossa. Il resto d'Italia è invece a rischio medio e basso, con un calo generalizzato dell'indice di contagio. Riaperti i negozi in Campania, Valle d'Aosta, provincia autonoma di Bolzano e Toscana. Qui è di nuovo possibile anche andare a caccia e pesca, ma soltanto nella propria provincia e se si è residenti in Toscana, come previsto da un'ordinanza della regione. Massima attenzione ai luoghi di incontro, alle stazioni e agli aeroporti, come sancito dalla circolare del Viminale ai prefetti. Una stretta ai trasporti durante le vacanze da garantire con un impiego massiccio delle forze dell'ordine, almeno 70.000 agenti. Controlli mirati sulle strade, più pregnanti dal 21 e soprattutto nelle giornate del 25, 26 dicembre e il 1 gennaio, è l'invito del capo della polizia Gabrielli ai questori.